dilaniare gli ignari. Il fetore della morte viaggia nel vento. L'aria fa marcire i nostri polmoni con tosse e rame. Perdonami, ma l'accesso alle sale interne è proibito in questo momento. Allora aspetterò. Qual è il tuo nome? Bayek di Siwa. Ah, sapevamo del tuo arrivo. Entra pure, ma cerca di non disturbare i riti. Cosa hai in mente di fare? Vieni subito qui, brutto bastardo! Forse il rituale non era completo. L'hai ripetuto alla nausea. So soltanto una cosa. Se nostro figlio non vivrà, morirò. No, ti prego, mio loto, non dire così. Devo andare a casa del veggente. Lasciami sola. Sacerdote. Ah, Bayek. Chiedo scusa. Sono... Cerco la lucertola. Ah, la lucertola. L'ennesima sofferenza per Menfi, che appassisce all'ombra di una maledizione. Malattie, pestilenze, odore di morte nell'aria. Il toro Api stava quasi per morire. Gli dèi ci hanno dimenticati. Il popolo cerca in me una guida, ma sono smarrito quanto loro. Bash! Api! Come ti abbiamo offeso! Bash! La maledizione ha colpito anche me. Mia moglie Taimotep ha già perso 3 bambini quest'anno. Ora è incinta, ma se perdesse il quarto... Scoprirò che cosa accade. Va dal veggente di mia moglie. Casa sua è a sud-ovest. Se gli dèi sono responsabili,
Mi inginocchierò con te quando ci colpiranno. Mia moglie ha una strana fiducia in un certo veggente. Sarà andata a consultarla. Edna Perion. Levatevi di mezzo! Ehi, resta dove Fatevi sei! Levatevi da parte! Ma cosa pensi di fare? Qui non parlo di cani! Insieme! Fermate il nemico! Datemi tempo! L'arconte è stato ferito! Non dovresti essere qui. Ehi, cosa? Muori, verme. Oh. Cresci, o luce! Avanza, o luce! Ah. Mio figlio! Ah. Ah. Finalmente sei giunto! Chi è quest'uomo? Lui è il Salvatore. Per lunghi anni l'ho aspettato. Cosa? Presto! Aiutami a strappare mio figlio dalla morte! Procediamo con il rituale. Portami qui il calderone. Io sono il maestro dei segreti. La forma dell'anima che riposa nel cielo. Io servo il... Sotis, mostrati a noi qui, oggi, e rispondi senza menzogne! Che i tuoi occhi si aprano! Libero da ogni acqua, vieni a noi dalla corrente! Sotis, fa sì che i loro occhi si aprano! Che i tuoi occhi si aprano. Oh.
devo perdermi. Per gli dèi, in che posto mi trovo? Non devo fermarmi, o il deserto mi inghiottirà. C'è qualcuno? Cos'è quella? Una specie di tomba. Il divoratore d'anime. Oh, guardiani, voi che proteggete le porte, inghiottite le anime e divorate i cadaveri dei morti. Il viaggio che ho compiuto, le cose che ho visto, sono proprio come voi. Anubi, dio della morte! Col vecchio pazzo mi ha avvelenato! Oh, merda! Veleno! Ma Papi può essere ferito! Tu non divorerai il mio cuore! Prendo l'arco e con esso squarcio il cielo. Ra, proteggimi. Io sono colui che annoda la corda e cinge il santuario. Tu non divorerai il mio cuore. È più debole.
Io sono colui che respinge il distruttore! Succede, papà? Papà? Thank you.
Mi insegni a cacciare? Sono ritornati indenni da colui che sigilla gli occhi per sempre. Mio figlio è vivo. Ringrazia gli dèi. Che cosa vedi? Il suo nemico è anche il tuo. Rifiuta il cibo del tempio. Chi lo prepara ti avvelena con la carne dei morti. Va, uccidi l'avvelenatore e rendi Menfi libera dal male. Sia lode a colui che ci salverà tutti. Se desideri sapere cosa ti attende, ritorna da me quando il tempo sarà giunto. Grazie. Aia! Amore mio. Come ti senti? Molto meglio ora che sei qui. C'è qualcosa di strano nel tuo sguardo. Che ti succede? Ho sognato nostro figlio. Bayek. La moglie del gran sacerdote è stata avvelenata. Il suo veggente crede che l'avvelenatore sia chi cerchiamo. La lucertola. Credo di sì. Il toro api è ormai in punto di morte. Andiamo al tempio. Lungo la strada mi parlerai dei tuoi sogni. Vieni, saremo più veloci in barca. Allora, come ci si sente a essere il Magi di tutto l'Egitto? È come provare a fermare le formiche a volte. Ma sono orgoglioso di aiutare il popolo. Anche io. E sono orgogliosa di servire la regina. Hai parlato con il gran sacerdote? Sì, in preparazione all'arrivo della regina. Verrà qui a Menfi? Sì. L'esiliata torna a farsi vedere nel cuore del vecchio Egitto. Il giovane Tolomeo non ne sarà felice. Vederti mi scalda il cuore, Bayek. Aia, sei tutto ciò che mi è rimasto. Ti voglio sempre al mio fianco. Sono vincolata al servizio della regina. E il nostro vincolo? È più importante che mai, ma sappiamo di cosa è capace l'ordine. Possiamo combatterlo restando insieme. Ho dato la mia parola alla regina. Cosa ha fatto lei per te che io non ho fatto? Spinge il mio sguardo fino all'orizzonte. Piangerò sempre la nostra perdita. Sempre. Ma abbiamo responsabilità che vanno al di là del dolore. Perché nessuna madre viva quello che ho dovuto vivere io.
Quando ucciderò la lucertola? Quando l'avrai uccisa, lascerò Melfi. E allora ti seguirò. Andremo a caccia insieme, come un tempo. Hai parlato di sogni che ti preoccupano. Vuoi raccontarmi cosa hai visto? Da dove cominciamo? Va al recinto del Dio. Parlerò alle sacerdotesse. No, ma certo, a me il compito più ingrato. Ehi, hai nutrito tu il toro api? No, sono le sacerdotesse a occuparsi di tutto. Sai dove tengono il suo mangime? In quel... La malattia del toro forse è causata dal cibo, ma è presto per dirlo. Mi servono altre prove. Cibo per il toro. Il resto forse si trova in questo capanno. Noccioli di pesca. Se il toro api li ha mangiati, il motivo del suo male è chiaro. È questa collana. Una delle sacerdotesse gemelle ne indossa una simile. Scopriamo se all'altra manca qualcosa attorno al collo. Avete notato dei comportamenti? Come pensavo, a una del... Questo è un modo scaltro di avvelenare un animale. Sorelle mie, è stato un incidente, vero? Uno, forse, ma così tanti. Dovevamo salvare Pancrate! Chi? Nostro fratello. I banditi lo hanno rapito mentre eravamo insieme al mercato. Ci hanno costretti ad avvelenare il dio. Avrebbero dato nostro fratello in pasto ai coccodrilli. Non abbiamo chiuso occhio da allora. Mi dispiace molto. Non avevamo scelta. Noi non... Qualcosa non va. Non sono maledizioni. C'è l'ordine dietro a tutto questo. Va al tempio di Hathor senza di me. Non posso lasciare le gemelle ora. Yeah.
lei! Ehi, cos'è? Cosa? Devi morire! Che cosa fai? Hey. Vai! Uccido! Prendi questo, cazzo! Cosa? Sei tu, Pancrate? Sì. Sì, a lode agli dèi per aver mandato un vero guerriero a salvarmi. Sei ferito. Ti riporto a casa. Ka'ash! Ornetten! Sem sradduat! Thank you.
Emerget, me despasó. Come ti hanno rapito? Meglio non parlarne qui per strada. E queste ferite, inizio a sentirmi davvero debole. Questa è casa mia. Prima di entrare, dobbiamo parlare. Preferisco che le mie sorelle non sappiano ogni dettaglio. Ma certo. L'uomo che ha voluto il mio rapimento è un sacerdote di Anubi al Grande Tempio. Uno dei sacerdoti di Pascherempta. Come lo trovo? Indossa una sciarpa blu e tossisce di continuo. La lucertola. So come trovarla. Pancrate! Sei ferito? Che cosa ti hanno fatto? Mi tenevano legato. Mi davano soltanto qualche crosta di pane secco. Allora? È opera della lucertola. Dovrò sporcarmi le mani con il sangue di un altro sacerdote. L'ordine è ovunque. Per salvare l'Egitto ucciderei anche un migliaio di sacerdoti. Siamo votati alla violenza. Ora e sempre. Dobbiamo dirlo a Pascherempta. Ci attende al palazzo. Ho preparato dei cavalli. Cosa stai aspettando, amore mio? Facciamo una gara, come facevamo a Siwa? Oh, solo se hai voglia di perdere. A parole te la cavi. Adesso vediamo i fatti. Sei lento! Che cosa si vince? Non lo saprai mai. Sei più lento di Ramsete e lui è morto da un pezzo ormai. Non puoi tenere quella velocità! Vedremo! Più veloce, bestia forza! Devo fargliela vedere! A quanto pare ho vinto io. Pare di sì. Ah, ognuno ha un punto debole. Già, il tuo è vincere con eleganza. Che succede qui? La regina sta per parlare. Andiamo ad ascoltarla. Ah,
Per colpa loro, gli dèi maledicono l'Egitto. Le esondazioni sono cessate. Ma nel momento in cui la dea vivente salirà al trono, l'acqua risalirà ancora una volta. Con me, Menfi potrà brillare come un rubino al sole. Con me, l'Egitto trionferà! Non posso perderli. Devono sapere che la mia voce è quella della dea. Mia regina, il toro api continua a stare male? Abbiamo scoperto il motivo del suo male. È stato avvelenato. Chi è stato? Le sacerdotesse gemelle. Che siano bolliti a morte nel toro di Falaride. Mia dea, no! Sono state costrette. Il fratello è stato rapito da un sacerdote di Anubi che aveva la tosse e una sciarpa blu. E Tepi! Ma è uno dei miei più fidati consiglieri. Chi rimane all'ombra di qualcuno è colui di cui bisogna dubitare. Se anche Tepi trama contro di me. Tua moglie e tuo figlio erano in pericolo, ma ora sono in salvo. Possiamo sistemare tutto. I sacerdoti di Anubi hanno in programma dei rituali al Grande Tempio. Avranno delle maschere. La mia lama sarà altrettanto efficace. No, Aya. Vado io. Non mi interessa chi ucciderà il sacerdote, che sia fatto prima della partenza per Heracleion. Aspetta. Che il padre Ptanun infonda la sua forza nel tuo braccio. Questi sacerdoti merita la morte. Non posso sbagliare. E Tepi si nasconde tra i suoi fratelli. Un altro sacerdote di Anubi. Cerco. Non
social, quanti sacerdoti ha bisogno una città? La lucertola, il sacerdote che strozza Menfi. Io servo la tradizione egizia. Che però esige un prezzo assai alto. Innocenti mutilati, bimbi strappati al ventre materno, il gran sacerdote insozzato. Il suo nome era già infangato prima. Le masse sono le greggi degli dèi, condotte dalla frusta del pastore. Sei uno di loro, Ayuk. Sei una pecora! La volontà mi guida. Non la paura. Ah, sì. E chi ti sferza il dorso, allora? Chi ti impone di sporcarti l'anima con il mio sangue? Io ho i miei dei. Tu affronta i tuoi. Con sé le maledizioni di Menfi. Devo dirlo agli altri. Ti uccido! Nick,
Ehi, ti ho già visto prima. Mia regina, volevano solo proteggere la vita del fratello. La maledizione è spezzata. E Tempi? Cosa l'ha spinto a cotale follia? Menfi è di nuovo vostra. Nostra. Ora che la faccenda è sistemata, possiamo preparare la festa di Api. Che i demoni si nutrano di Etepi, della sua anima. E spetti anche i colpevoli della morte di Kemu, lo stesso. Soffro nel lasciarti, ma devo andare da sola. Aia! Farò il mio dovere. E dove ti porterà il dovere? A nord. Darò fuoco al mare. Io sarò sempre con te. Un giorno spero che cacceremo ancora insieme. Ma per ora godiamoci questa notte.